Indizi misteriosi spuntano sui social della giovane influencer, fan in allerta per i nuovi dettagli sul suo rapporto con il calciatore. Cosa sta accadendo tra Alice Campello e Alvaro Morata? Dopo l'annuncio della separazione, che ha colto tutti di sorpresa, la nota influencer italiana ha alimentato le speranze dei fan condividendo sui social dei dettagli che sembrano rivelare un possibile riavvicinamento con il calciatore. Alice Campello torna a sfoggiare la fede nuziale. Nei suoi recenti selfie, l'influencer Alice Campello compare prima con l'anello nuziale al dito, poi senza. Un piccolo indizio che ha scatenato il gossip, lasciando tutti con un dubbio: si tratta di un gesto simbolico o di una semplice coincidenza? Selfie con e senza anello. Cosa vuole dirci Alice? Il mistero si infittisce sui social. Alice Campello ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui, in accappatoio e con un'espressione serena, sfoggia la fede all'anulare sinistro, in quello che sembra un chiaro rimando ai bei tempi con Morata. Tuttavia, a confondere ancora di più, pochi giorni dopo è comparso un altro scatto, in cui della fede non vi è traccia. Inutile dire che i fan della coppia si sono scatenati, da ipotesi di riconciliazione a speculazioni sul significato del gesto, l'influencer è diventata oggetto di mille domande. Tra i vari commenti, c'è chi spera che sia un indizio di un ritorno di fiamma, e chi invece ipotizza che potrebbe trattarsi di un anello qualunque, o di un semplice espediente per attirare l'attenzione. Al momento, però, Alice mantiene il mistero e non ha risposto ai curiosi che attendono con ansia di sapere la verità. L'amore è vero ed esiste ancora, aveva dichiarato all'indomani della separazione, lasciando intravedere che forse tra lei e Morata esiste ancora un legame profondo, pronto a risorgere. Una separazione tra segreti e speculazioni. Quando la separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è stata annunciata, nessuno se lo aspettava. Da subito, il gossip ha avanzato le teorie più disparate sui motivi della rottura. C'è chi ha parlato di tradimenti, prontamente smentiti da entrambi, e chi di difficoltà legate ai continui trasferimenti dovuti alla carriera calcistica di Morata, che ultimamente lo ha portato al Milan.